Buongiorno ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi sarà un video molto divertente in realtà. Già, no, non so che cosa farò, cioè, o meglio, so che cosa devo, dovrei, mettiamolo così, ipotetica, fare, ma vedremo cosa poi riusciremo a fare veramente. Perché oggi vado a casa di Francesca, che come sapete è una delle mie migliori amiche, e appunto abbiamo da fare un bel po' di roba. Io mi sono svegliata da poco, quindi perdonatemi. Tra l'altro, sì, ieri mi sono tolta tutte le unghie perché in teoria io oggi sarei dovuta andare da lei e saremmo dovute andare insieme a fare le unghie. Ciò non è successo perché la ragazza che appunto ce le doveva fare è risultata positiva, quindi ce l'ha detto proprio tra l'altro ieri e quindi è saltato tutto. Avevo da fare anche un bel video, ma vabbè, lo rifaremo più avanti e quindi insomma oggi vi riprendo la nostra giornatina anche perché abbiamo veramente un sacco di cose da fare. Quindi sono le 9. Tra l'altro sono andata in fissa con questi che sono i dessert proteici di Lidl, sono buonissimi, quindi ogni tanto me ne mangio uno a colazione. Quindi appunto adesso faccio colazione e poi iniziamo la nostra giornata. Prima di andare da Fra, ovviamente una bella skincare è d'obbligo. E stavolta tra l'altro il team di Yepoda mi ha dato un super codice che potete utilizzare, quindi orecchie ben aperte perché questi prodotti valgono la pena di essere provati assolutamente. Lo sapete che io vi parlo soltanto delle cose che provo e con cui mi trovo bene realmente. Infatti ogni volta che vi consiglio qualcosa mi venite solo a ridire cose positive, quindi questa è una di quelle. Vi lascio ovviamente già il codice sconto scritto così lo potete andare subito ad applicare, poi vi parlo e vi faccio vedere un po' dei miei prodotti preferiti. Tra l'altro ci sono anche delle novità, quindi ve le faccio vedere. Con questo codice avete il 40% su tutto il sito, sia i prodotti singoli sia i set. E visto che è un codice che vi dimezza quasi il carrello, direi che ne vale la pena. Ovviamente trovate il link e tutto quanto scritto nell'info box. Io ho già fatto la mia doppia detersione. Ora vado ad applicare questo, sia se avete la pelle mista, sia se avete la pelle secca. Questa qua è una mista che va spruzzata ed è super idratante perché contiene anche l'acido ialuronico. Ovviamente tutti i prodotti di Yepoda sono made in Korea. Come vi ripeto sempre, la skincare coreana è una delle migliori proprio perché oltre ad un effetto istantaneo sulla pelle, mira molto di più ad un effetto prolungato nel tempo. Infatti troverete un sacco di prodotti che hanno anche all'interno ingredienti anti-aging. E poi una delle cose più belle secondo me, per chi non è esperto di skincare, trovate tutto riportato qui, se potete usarlo la mattina, se solo la sera, e lo step in cui integrare il prodotto. In questo caso abbiamo lo step 3. Dopodiché vi faccio vedere, ci sono tre sieri. Questo qui è quello classico che come potete notare è praticamente finito, che è quello idratante anti-aging, ok? Ma ne sono usciti due nuovi che sono spettacolo. Questo qui è il The Glow Hero, che ha una formulazione molto più oleosa, infatti io tendo ad applicarla soprattutto la sera, avendo io comunque una pelle mista, preferisco almeno dà proprio nutrimento alla pelle. E poi c'è questo che è il The Purify Hero, che ovviamente, come dice il nome, ha una purificante, quindi se avete una pelle più grassa, questa è un'azione astringente, sfoliante ed ha una consistenza rispetto agli altri due anche molto più corposa e densa. Quindi scegliete il vostro preferito e questo qua lo andate ad applicare prima della vostra crema idratante, giorno, notte, quello che sia. In questo caso, visto che appunto è giorno, oggi vado ad utilizzare il mio Hero Repair. Mi raccomando, tamponate sempre i prodotti più che sfregarli. Mi chiedete sempre in continuazione quali sono i segreti per avere comunque una bella pelle e in realtà bastano pochi step. Ottimi prodotti e costanza. Questo è. Ora applico un contorno occhi, tanto dopo mi devo anche truccare, quindi prepariamo la pelle apposta. E ovviamente vado ad applicare la mia crema giorno preferita, questa cremina qua. Molto idratante, anche questa è un'azione anti-aging e protettiva. E vi cambia proprio la texture della pelle. È uno di quei prodotti che appena lo provate notate subito il cambiamento. Quindi vi ricordo, se volete provare le cose di Yepoda, questa è l'occasione perché avete il 40%. Ripeto, trovate tutto nell'info box. Ovviamente metto anche la crema solare, questa la metterei come terza regola della skincare in generale. Così quando a 50 anni mi diranno: ma come fai ad avere una pelle così bella, così poche rughe? Oddio, almeno spero di poterlo dire. Io vi farò vedere questi video. La mia pelle è data dal fatto che io faccio skincare da quando ho praticamente 12 anni. A qualcosa sarà pur dovuto servire, giusto? Detto ciò, ora siamo pronte, quindi mi posso andare a truccare, preparo le cose da portare da Francesca e poi vado, anche perché ci vuole un pochino ad arrivare a casa sua. Appena è uscito un annuncio su Weverse dove dicono che
Jimin ha preso il Covid e si è operato ieri di appendicite. Io non lo so questo gennaio che cosa stia succedendo, comunque l'importante è che stia bene. Riprendiamoci da questa notizia. Ieri sono stata da Ikea e mi sono presa questi quadretti. Vi avevo detto che questa parete la vedevo troppo spoglia e li vorrei mettere esattamente qui, anche per coprire tutte queste cose bruttissime, e quindi mettere questi tre in questo modo qui sopra. Il problema è che non ho i chiodini adatti per questo tipo di quadro, quindi poi li dovrò comprare e devo anche capire come stampare le foto 18x24. Infatti volevo vedere adesso tipo su uno di questi siti come funziona per le stampe, che vi ricordate queste qui di JK le avevo stampate su Photosy, però magari queste, non lo so, hanno un prezzo migliore. Devo capire la dimensione. Ok, ho appena fatto il mio ordine, ho fatto ben 18 foto, poi appena arrivano ve le faccio vedere ovviamente. Credo anche mi abbiano dato un codice che potete utilizzare, quindi ve lo lascio qui se vi interessa. Ho pagato tutto io, quindi ho anche usato un codice perché per San Valentino c'era tipo il 30% se spendevi un certo tot. E quindi aspetteremo queste stampe, ovviamente ne ho stampate 18 che poi magari intercambio nei vari quadretti, perché ho detto ci sto, ne stampo un po', insomma, che mi piacciono. Ho stampato anche alcune foto che ho fatto io al concerto, alcune cose da regalare, così con l'occasione ho già fatto cose. Adesso sono le 11:30 e volevo andare giù a cucinarmi un po' di verdure perché non ne ho pronta nessuna e le verdure sono sempre la cosa più pallosa da avere pronta, quindi vado a farmi qualche zucchina, che tra l'altro pure le zucchine, raga, hanno raggiunto dei prezzi, cioè veramente neanche fossero d'oro questi giorni, tra benzina e zucchine non si sa in quanto ho speso di più. Vabbè, lasciamo perdere. Tra l'altro non vi ho detto una cosa, cioè se mi seguite su Instagram, se non andate, siete delle persone veramente brutte, su Instagram avrete visto che ho cominciato settimana scorsa ad andare ogni venerdì al canile come volontaria. In realtà era una cosa che volevo fare già da parecchio tempo, però non c'eravamo ancora riuscite bene a organizzare, andiamo sia io che Giulia, quindi sono felice di essere riuscita e di andare appunto ogni venerdì adesso per un po' di tempo. Prossima volta vi voglio portare, vi voglio far vedere un po' che cosa facciamo. In realtà niente di che, stiamo principalmente appunto con i cani, però è una cosa che divide un po' il mio cuore, nel senso ogni volta è tipo un 50-50, perché da una parte vedi la realtà delle cose, dei canili, che è veramente straziante vedere i cani lì ogni volta che passi, che cercano le attenzioni, cioè se penso come stanno i miei di cani e come stanno loro, raga, cioè veramente mi prendo un magone al cuore. E dall'altra parte appunto vedi questi cani che sono meravigliosi, cioè sono dolcissimi, si fanno fare di ogni e stiamo lì insieme, giochiamo, gli lanciamo le palline, le cose, cioè, però sono felice appunto di farla e quindi magari prossima volta vi porto. Allora, sono arrivata da una camera all'altra, tra l'altro vi faccio vedere come l'ha sistemata fra, perché forse l'ultima volta che l'hanno vista era un po' di tempo fa. Mi è stato buco, ho detto una mi si stava alzando, non potevo andare in giro senza due unghie. Ma io senza, infatti, sì. Ok. Ho detto no, sono arrivati, quanto ci ho messo? 50 minuti. Non so che faccio io, 4 anni e vengo qua, ancora non ho capito la strada. Ogni volta mi chiede che strada hai fatto. No, infatti non ti vedo più. Che strada? No, lascio. No, sono ripassata per i laghi comunque, preso. No, cioè, io non ho parole. C'era un pezzo di lago, poi a un certo punto ho visto solo nebbia, quindi non so dove sono passata. Fatto sta che comunque, vabbè. Vi faccio vedere che cosa le ho portato. La Babba Natale. Il famoso bottino. Beh sì, non so quanto peserà, tipo 5-6 kg. Questo è il buffetto di Harry. Perché è una delle nostre cose preferite. Era troppo carina. Il buffettino. Ovviamente la S, ho preso la misura più piccola perché... Che so, sono magra ormai, cioè, hai capito? È scomparsa. No, però quando mi è arrivato il pacco ho detto, ma perché mi ho preso la S? Ah no. Ok, c'ha senso, fammi vedere, neanche mi ricordo, oppure ho messo ieri. Allora, quella è la fascetta per capelli. Ah, ok. Perché comunque non si sa mai. Okay. Bisogna essere preparati. Questo? Pannetto struccante. Okay. Sì, non fare così magari. Quell'olio rassodante. Che è? Rassodante. Rassodante. Mm. Ogni cosa è stata ponderata. Rassodare, poi. Quello è per i capelli. Vabbè, che i capelli, che mi ha. È il siero per i capelli. Perché sono talmente veri, capito? Per farli ricrescere, perché sono troppo corti. Quello è il burro struccante.
tanto. Tanto struccarsi fa sempre in tempo. Sì. Quello che è, boh, la tua linea preferita, quella per la pelle grassa. Vabbè, c'erano roba. Un po' di cose. Mi sa che c'era pure lo scrub. Ah, questo è il tuo scrub preferito. Adoro. Ma mi sa che ce n'era pure un altro. Tonico. Ah no, questo è l'altro tonico. Tonico. Ma pensa che ci sono in gennaio fino a... Calzini. Aspetta, quello l'ho lasciati sul letto. Guarda chi se ne è mangiati, secondo te? È stato un icy qualunque. Brava. Che è sta casa, la lacca? No, quello Brascia. È shampoo secco. Io però visto che io non lo uso, quindi diciamo. Quello è shampoo. E questa è la crema uguale. Okay. Questo è quello per i capelli biondi. Sì, è tipo, come si chiama? Quello antigiallo, hai presente? Questo è latte detergente. Latte detergente. Crema viso giorno. Maschera 1, maschera 2, poi che ci sta? Un'altra maschera dei capelli. Maschera questi sono. Ah no, questo è un siero, queste sono le goccine abbronzanti. Ma che stai giocando? Sì, sono effetto abbronzante. Se questa è malata. No, vabbè. Si sa mai. Mi abbronzerò. Questo che è? Ah, questo è il siero protettivo delle punte dei capelli. Questa è una sacchetta. Poi ci sta un pennellino della maschera e una spatolina, perché non si sa mai, tanto ce n'ho mille. Grazie, babba! Mamma mia, che bottino, ragazzi. Comunque, ma questa c'ha caldo, no? Capito? C'hai freddo, scusa. Sì, spegni. Poi una lì e l'altra. Io non lo so, poi vabbè, mi devo togliere ancora il giacchetto. Comunque, adoro, ok. Poi, non è finito. Tieni, questa è la tua. Ho mangiato il minestrone a pranzo, però. Bisogna bilanciare, bravo. Quella è la base di tutto. Sì, guarda, così proprio la nusica, una bellezza. Che carino. È mini. Te l'ho detto, era una prova. Vabbè, poi qui c'è tutta la questione toilettatura dei cani. Esatto. Per me è troppo. Cioè, come? Che poi, tipo, tutte queste cose che ho. Penso, quale hai comprato? Forse questa hai comprato da sola. No? Aspetta. No, non le trovo. Sono tutti stati accumulati. Ma queste, ragazze, queste. Queste erano così prima. E beh, che problema hanno? Stanno in un cassetto. Ma che vuoi, te le devi mettere sugli occhi? Cioè, nel senso. È un problema? Sì. Questo... Ah! Dai, questo è sistematino. Sì, perché ci sta un contenitore da una parvenza di... Qui è meglio che chiudi. Fa un po' male. No, chiudi che, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Eppure fai la truccatrice. Vabbè, puoi non far vedere questo è il mio No, cassetto. No, questo va... Vabbè. Qua dai, non è malissimo. Vabbè, qui manca un pezzo, però nel senso, più o meno. Vabbè, poteva andare peggio, dai. Qui c'è tutto? Dai, giusto? Ah. Quella tua postazione. Cioè, avete visto? Che brava. Che carina. Tutta grigia. Ora bisogna solo cambiare l'armadio e la porta. Sì. Ma gli altri, mamma mia. E poi sarà perfetto. Riesci a fare qualcosa? Adesso il danno che ho combinato lì sopra. Dove? Lì sopra. Mi sono seduta sopra una tenda, l'ho tirato per terra e ho spaccato tutto. Vabbè, nel senso, non si può essere sempre. Ora, visto che ho intrapreso questa vita da TikToker, devo aggiornare i miei follower che apprezzano tanto i miei contenuti da supermercato. Quindi una TikToker da supermercato. Ognuna quello che si vende. E quindi stiamo andando alla Lidl. In realtà io già ieri ci sono passata e stavano iniziando a mettere le cose della settimana americana, visto che è finita quella asiatica. Quindi ho detto, perché non portare anche la Fra? Però voglio vedere che cosa c'è, registrare tutte le mie cosine. Io voglio prendermi cheesecake, come si chiama cheesecake? Ah, ci stanno pure quelle cose piccole. Quelle piccole, il limone, io le amo. Ma tipo nel barattolino stanno. Buone, però non guarda le calorie, perché se guarda le calorie non te ne mangi più. Ecco la spesa di Francesca. Sì, con la carta, grazie. Uno dei suoi bottini della settimana americana. Allora, io l'ho assaggiata per la prima volta a Los Angeles, perché prima non mi ero mai fidata, perché mi fa un po' senso. Però era buona, non mi ricordo che gusto avevamo preso noi, però hot and spicy dovrebbe essere un po' agrodolcina, no? Hot and spicy dovrebbe essere piccante. È dolce, sì, però c'è stato zucchero. Beh, perché ci sta. Per quello che non posso mangiare. Carne, zucchero, sale, aceto, vabbè, paprika, mamma, peperoni, cipolla. No. Però le ho portato il mio dolce. Devi farci il test in diretta poi. Ah, e devo pure mettere delle cose al frigo. È il mio pranzo per domani. Poi devo andare in palestra. Non ce
ce la faccio. Ma perché faccio sta vita sacrificante? Ma che me lo fa? Io l'altro giorno stavo pensando, no? Quali sono le cose belle della vita? Magna. Aspetta. E te stavo di un'altra, però meglio che nativo. Aspetta, io te lo dico così, allora. Te lo dico al modo mio. Il cibo e l'amore, ok? L'amore, vabbè. E l'amore. Chiamiamolo amore. Quindi, il problema è, dimmi chi c'ho delle due. Nessuna. Nessuna. Quindi perché questa... Perché? Io mi vedo tutte e due robe invece. Vedo da tutte e due, beata lei, che vi devo dire? Circondatevi di persone che ce l'hanno, se voi non ce l'avete, almeno loro lo racconto. Io dico sempre, per male tu sei tu che mi tieni giovane, capito? Devi leggere i grammi, devi leggere i grammi. Ah no, sono pochissime calorie. Vabbè, carne comunque. 114 calorie, un pacchetto per... di questo. Quanti grammi sono? 45 grammi. Vedi, ottimo. Ma infatti c'è scritto high protein. Ma io mangio, non c'è un cazzo. Quanto mangiamo nel cibo? Va bene. Beata lei, che ti devo dire? Cioè. Tanto non mi grasso. Tanto uguale. Beata te! Io ti faccio così. Ecco qua. Assaggiamo. Guardiamo, non ho capito. Però vieni qua a assaggiarla. Deve esserci una reaction. Sarebbe una camera perfetta per registrare video. Hai sbagliato tutto dalla vita. Infatti, ho sbagliato tutto in vita. Devi fare la food blogger. Vedi, visto che mangi e non ingrassi, almeno guadagnavi. Allora, da notare. Vabbè, fammi. Allora, aspetta. È venuta bene, sì. Cioè, è morbida. È morbida. È morbida. È succosa. Anche tagliandola. Il sotto è cotto bene? Sì. Ok, vedi che non sei capace, sta mettendo a fuoco il fazzoletto. Oh, ok. Vai. Ricordiamoci che c'è lo yogurt, comunque light, poco zucchero. Ah, posso mangiare? Vai, vai, ma se ti vedi. Me vedo? Sì, vedo. Allora, anche se fa schifo, tu dici che è buono. No, fa schifo, è impossibile. È stupida. No, è buona. Però devo fare un appunto. C'è messo poco limone. Ma come? Ce l'ho spruzzato un intero. Poco, ce ne devi mettere due. Fammi sentire l'odore. C'è tanto poco limone. Però è buona. Vabbè, forse perché c'è lo yogurt. Sì, vabbè, ma tanto va dentro lo stomaco comunque. Vediamo stasera a che punto sta. È stato un successo, quindi poi la posso riproporre. Sì, anche a loro. O forse ci devo mettere la fialetta, è presente l'aroma quella. No, no, è proprio il limone pure, che ne hai messi due. Cioè, se si sente, ma si sente il retrogusto. Ma sai perché l'altra volta... ci ho fatto la glassa con la zucchero, vero? Eppure lì c'era il limone, quindi era più limonosa. Boh. E mia madre mi aveva detto che sapeva troppo di limone. Quindi stavolta non l'ho fatta la glassa sopra. Sto ancora aspettando che mi cucina qualcosa. Ti avevi detto che eri buona fa? Il dolce? Niente. Qualcosa di salato? La torta russa? Che cacchio è questo? Sono bellissima a fare una cosa. No, a poi o no? Sì. No. Ma che pensi sembra male su di me? Ma stai... No, io metto mani avanti perché se no... No, ci sono messi a fare una cosa. Aprire scatolette. Ah beh, questo è nel suo curriculum. Quello veramente lo scrivere. Apro scatolette come nessuno. Come nessuno al mondo. Vabbè, sono comunque... come si dice? Condoglio. Soddisfazioni. Questo intanto si è finito a ambalarmi e poi lei fa finta parafutica, capito? Ma quello mi sono mangiato quando ci sono ripresa, per 4 minuti. Questa cosa la devo dire perché non l'hanno mai visto il tuo cane. No. Non l'hanno mai visto. Quando gliel'ho portata, ci stavo pensando mentre venivo qua. Quando te l'ho portata, non ho fatto il video, io pensavo di averlo fatto. No. Invece non l'ho fatto. Era così carina. A parte era carina. È una scimmietta. C'è una storia dietro a questa cosa. Perché praticamente è come se fosse il mio cane in realtà. Certo, è arrivata. È stato il mio regalo. Ecco. Della vita, anche se poi continuo a fargli i regali. Vabbè, ma quelli sono dettagli che non dobbiamo comunicare per forza. No, voglio comunicare perché avranno letto il titolo e avranno detto: ma come questo ha preso un altro cane? Vi presento il suo cane, che però è mio. Prima è mio, poi l'ho passato. Diciamo. Quindi il nostro cane, vi presento. Sì, che poi in realtà ce n'ha due. Sì, i documenti ci sto scritta io comunque, così, Che poi dobbiamo ancora andare a prendere. Esatto. Il nostro primo ospite della toilettatura di oggi. Vi presentati. Ma chiamiamo? Dici chi sei? Kira? Kira. Un cane un po'... Però questi capelli! Sei pure styling. Esatto. Completo, un makeover dobbiamo fare anche. Praticamente Kira è tipo Wendix, ok? Cioè. È uno Yorkshire misto spinone, secondo me, perché sì. Guardate che pelo che c'ha sotto il crespino. Cioè, vi rendete conto che è la prima volta di Kira che si taglia il pelo e io lo sto facendo la zietta? Cioè, pensavo io, cioè, ma sai come la facevo uscire? Ma il gioglio?
Speriamo allora di fare un buon lavoro e di non traumatizzarle l'esperienza. Già mi fa la capoccia sotto l'ascella mia. Se no andiamo di forbici. Ah, per forza. No, anche perché c'è troppo. Cioè, c'è proprio dei rasta. Cioè. Ma lei è una tipo losca. Guarda, ma guarda, zia, che ti sta facendo? Oddio, aspetta, no, poi quando arriviamo alla testa, andate. Oddio, mamma, che ti sta facendo, zia? Io non so quale bocca. Allora siamo a zero, magari. Oddio, amore di mamma, come ti vedo male. Il mamma che ti sto mettendo. Ma non è vero, io lo faccio sempre ai miei cani. Di solito sono brava, eh. Cioè, l'altra volta abbiamo fatto già la tipa là. Ma lei è proprio da... No, chiudiamo questo. Da andarci proprio di cattiva. Ma come faccio quella? Solo che... Perché c'ho tutti questi nodi? Quelli vanno tagliati tutti. Lei è riccia, signora, quando si lava. È mossa. È mossa? Quindi dobbiamo farla entrare un po' accostato. Non fai come metta adesso, ora, no? Beh, anzi, sta pure troppo bene. Pensa la sua prima volta. Non è bravissimo. Solo le troppe comunque. Ti sto facendo anche le coccoline, che vuoi di più? Cioè, trattamento spa. La coda la lasciamo alla fine. No, la coda la lasciamo attaccata più. Quello è poco ma sicuro. Poi scodinzola. Guarda, devi girare. Oh, non è ancora fatto, signore. Non è inutile guardarmi il cuore. Cioè, non c'è. Guarda qui. Ci vediamo dopo per il makeover, Kira. Sì, che si sta un po' nervosando. Ci credo. Oh, dopo sì, tutto il pelo che le abbiamo tolto, ecco la cliente soddisfatta. Sì, Kira, sì. Un'altra persona. Guarda le zampe come cambiano. Sembra un cane più ordinato. È vero. E certo, il capello è sempre un po'. È sempre un po' ma così. Sei pazzesca. Wow, guarda i piedini, Kira. Sei pazzesca, sei fa. Ed ora siamo pronti alla nostra seconda cliente. Mi dia la seconda cliente. Eccola! Ecco il nuovo cagnolino di zia. Vuoi venire a casa con zia? Ricordati chi ti ha portato in questa casa, in questo mondo. Ah, vero, sì. Frida? Fatti vedere un po'. Ma quanto che sei carina. Non guardare a tua madre, ricordati, sono io tua madre. Sì. Sono tuo padre. Sono tuo padre. Sono tuo padre. Allora, lei passa da una situazione meno disastrata, sicuramente anche un po' più piccola, quindi ci metteremo un po' di meno. Giusto? Perché farai molto la brava. Giusto? Sì. E la seconda cliente è soddisfatta. È soddisfatta. Allora, siamo giunti alla fase di struccaggio, visto che rimango a dormire qui da fra, ovviamente, visto che ogni volta è un'ora per venire qui. Siamo state adesso a vedere qualche video su YouTube. Poi io e la Fra abbiamo l'ossessione di vederci video di true crime. In realtà è lei che mi ha iniziato a tutto ciò tempo fa, che mi aveva detto al tempo: vediti i video di Elisa true crime, perché sicuramente ti piacerà. Quando ancora Elisa aveva tipo 10.000 iscritti al canale, era proprio forse uno dei primi periodi. Poi io gli avevo detto sì, poi lo faccio. Sono arrivata un po' tardi, ma lei è stata una delle prime. Lei c'era ai tempi. Quindi stasera ci siamo lasciate appunto il video di Elisa da vedere mentre ceniamo. Guardate che bello il mio colorito confronto a quello del fondotinta. Tra l'altro ultimamente mi sto truccando in questo modo, che guardate come cambia l'occhio, cioè è assurdo. A parte, vabbè, il fatto di essere tutta rossa. Avete già fatto la pappa voi? Sì, avete già mangiato. È vero, guarda chi... Kira, sei veramente molto carina così, eh. Comunque vedete chi se ne intende. Di cibo. Scaloppino e marsala. Vabbè, però c'è sta pure la verdura, dai. Verza. Qua che era? Scala frittata? È la frittata con le patate. Praticamente ormai vedo solo insalata. Ciao, buon appetito. Che ore sono? No, lo so quasi le 9, France. Inizia il GF. No, 16:15. Quelle sono ritardata, se devono fare trucco, il parrucco, ambaradanna. Ah, ok, no, perché io non lo vedo da un po'. Ero rimasta quando erano ancora in orario, non vedo. Aspettate, c'è stato un plot twist. Oh, sono ingannata. Dalla tua stessa madre. Mia madre mi è ingannata. Ma come pesce? È un pesce. Ma come si fa il pesce al marsala? Una persona ingannata nel profondo. Vabbè, così. Bene, è buono. Perché ti fa proprio... non ti piace il pesce? Cioè, questo è un vlog serio di un certo spessore. Però guarda, sembra, eh. Ma sembra una scaloppina. Ma c'è? Ma non è che ho beccato il pesce, c'era pure la carne. Siamo finite così.
Che la Fra qua deve per forza vedersi il suo grande fratello. Logico. E quindi che fai? Non ti aggreghi dopo? Quante puntate avranno fatto? No, so 5, so 5 mesi che ha detto, no, che stanno là dentro. È da settembre. Beh, un buon marzo. Vabbè, oh, però. Cioè, mancano 2 mesi. È il fratello più lungo della storia questo di mamma mia, povere, povere persone. Ci sta qualcuno dall'inizio? Sì, vero? Sì, Oia, tipo Sole. No, vabbè. Io sarei uscita pazza, no, penso. Poi questa saga qui a Quartz. Sì, lo so, la, la famosa 100 vetrine. Lui proprio un attore di poveri, proprio fantastico. Non c'aveva, chissà quanto gli hanno dato per fare tutto questo teatrino. Non lo so. No, assurdo. Vabbè, quindi vediamoci sta roba. Quindi, anche per oggi la nostra giornata è finita. Tra un po' ci metteremo a dormire, penso, perché sono stanchissima. Spero questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia come sempre. Noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Vi mando un bacione. Ciao.